è quello di sperimentare su se stessi, trovando il proprio percorso e non prendendo il percorso di un altro. Questa è una cosa sbagliata. Si può ottenere certamente magari con una mappa, un punto di riferimento, questo sì, ma senza dimenticare che ognuno ha il proprio percorso. Spero di aver risposto a quello che è, insomma, il mio pensiero. Grazie Roberto, grazie. Mi piacerebbe sentire adesso l'opinione di Alex Torinesi, lo ricordo, la domanda è sempre il vostro punto di vista sulle recenti esternazioni del dottor Corrado Malanga. Ci sei Alex? Sì, Michele, ci sono. Dunque, condivido la difficoltà che ha già esposto Leo nel rispondere a questa domanda, perché si corre il rischio di sfiorare una dimensione molto intima, molto personale, quella che Corrado ha voluto rendere noto, e entrare in una introspezione così profonda, un'introspezione altrui, una cosa molto delicata. Detto questo, non mi sottraggo alla tua domanda, ti do la mia visione delle cose, visione che è naturalmente costruita sulla mia mappa del territorio, sulla mia forma mentis, sul mio modo di vedere la realtà, giusto o sbagliato che sia, naturalmente. L'esperienza di Corrado è un'esperienza molto, molto soggettiva, legata, secondo me, anche anzi, soprattutto, al periodo molto difficile che sta attraversando e che indubbiamente ti porta a rivedere le cose sotto un'ottica diversa, a comprendere, cercare di analizzare tutto quello che ti accade, ti è accaduto e ti potrà accadere con punti di riferimento molto diversi. Rendere oggettiva un'esperienza soggettiva è, secondo me, sbagliato. Perché non tiene conto di quella che è poi la soggettività altrui. Quindi, nell'esperienza di Corrado, secondo me, ci sono due livelli che bisogna considerare. Uno è un discorso legato alla forma e uno è un discorso legato alla sostanza. Per quanto riguarda la sostanza, il merito delle cose che Corrado ha detto, io non mi sento di fare delle critiche, anche perché paradossalmente, seppur con metodi e percorsi totalmente diversi, sono arrivato a conclusioni molto simili, seppure con delle differenze sostanziali che peraltro ho già espresso e su cui magari torneremo successivamente. Però nel merito, io credo che le cose che Corrado ha detto siano assolutamente credibili e verosimili. C'è però un altro aspetto che è legato alla forma. Adesso non vorrei ripetere cose che peraltro ho già spiegato lì in maniera molto esaustiva, ma io credo che per quanto riguarda la forma manchi totalmente il metodo. Come dicevo a Corrado in una discussione privata che abbiamo avuto recentemente, ho sempre pensato che il successo del suo lavoro e del suo messaggio fosse costruito su due elementi fondamentali. Il primo, la sua straordinaria capacità di comunicare, che deriva secondo me da un talento naturale che lui ha, che poi nel tempo ha sviluppato e ha potuto così enfatizzare, ma nasce comunque da una sua capacità innata, e secondo dal suo essere uomo di scienza, che per quanto eretico, quindi per quanto al di fuori di certi limiti, di certi schemi della scienza classica, ha sempre avuto un metodo scientifico. Qual è stato il suo grosso segreto, il suo grosso successo? Quello di aver compreso i limiti della scienza e superarli dall'interno. Questo ha reso sempre il suo lavoro innovativo, anche luce davanti al lavoro di altri. Io penso ai grandi pionieri del lavoro dell'abduction che sono stati gli americani. Corrado ha sempre avuto una marcia in più. E tutto questo è sempre stato costruito sulla sua straordinaria capacità di vedere scientificamente le cose che la scienza non voleva vedere, applicando quei metodi che lui stesso aveva compreso e applicato per una vita. Questo ha reso forte il suo messaggio e incisivo il suo lavoro. Ora, con questa nuova fase, che è più metafisica che non fisica,
tutto questo viene meno. Per cui è inevitabile considerare tutto quello che esce dal recente lavoro, dalle recenti affermazioni di Corrado, considerarlo come frutto di un lavoro introspettivo e personale che secondo me non può determinare il futuro della ricerca, proprio perché mancano quelle basi di riscontro oggettivo, quantomeno di sperimentazione. Io, attenzione, parlo di metodo, non tanto di risultati, perché è il metodo poi che determina quello che è il procedere del lavoro, della ricerca. Quindi credo che il lavoro, per quanto encomiabile dal punto di vista, ripeto, della sostanza, nella forma sia, non sia, come dire, non sia considerabile da un punto di vista universale, cioè non deve essere visto, io credo, come il futuro della ricerca, per i motivi che spiegavo prima. Detto questo, capisco benissimo che la posizione di Corrado, le sue recenti affermazioni abbiano causato della confusione, dello sgomento. E credo che questo sgomento possa anche inficiare l'importanza del suo messaggio, perché si corre veramente il rischio di gettare sotto una luce sbagliata tutto il lavoro fatto in precedenza, che non è da buttare via, ma anzi è stato quello che ha determinato il punto di arrivo in cui siamo adesso, che non è certo la fine di tutto il percorso, non è la fine della ricerca, tutt'altro. Però credo che abbandonare i metodi, i sistemi che ci hanno portato fino a qui, con i risultati notevoli che ci hanno portato fino a qui, sia una scelta sbagliata. Quindi credo che questa possa essere vista come la mia opinione sul lavoro di Corrado e sulle recenti affermazioni. Grazie Alex, grazie. Direi di dare la parola adesso a Luciano Scognamiglio. Luciano, qual è il tuo punto di vista sulle recenti esternazioni del dottor Corrado Malanga? Beh, io sono particolarmente in sintonia con quello che hanno detto Leonard e Alex riguardo, insomma, la svolta che ha preso la nostra ricerca e anche il lavoro un po' che abbiamo fatto anche tutti noi, a cui abbiamo comunque contribuito in una certa misura. E quindi io non credo che andrò a parlare di quanto è stato già detto, non credo che andrò a dire nulla riguardo quello che è la persona o le scelte del dottor Malanga. E io posso commentare l'esperienza che Malanga ha prima esposto in una puntata di UFOcast e poi chiarito rispondendo alle domande di Massimo. La posso commentare sotto tre punti di vista, sotto tre aspetti. L'aspetto personale, l'aspetto esperienziale e quello tecnico. Molto brevemente, soprattutto i primi due. L'aspetto personale. L'esperienza di Corrado è stata un'esperienza personale, cioè un'esperienza assolutamente soggettiva e come tale va presa. Sappiamo tutti che la ricerca di Corrado si è sempre basata su una certa oggettività che lui in un modo unico è stato in grado di dare a questo studio, che di per sé, finché non venne indagato con determinate tecniche, era assolutamente soggettivo, cioè noi dovevamo basarci sulle testimonianze di persone che andavano in TV o su internet e dicevano: io ho visto l'omino verde. La maggior parte delle quali poteva essere falsa, poteva non essere esattamente come era accaduta, insomma, c'erano tanti problemi. Il cosiddetto problema delle testimonianze. Sviscerate, diciamo così, con le tecniche di ipnosi e poi le successive, questo tipo di realtà è saltata fuori con dei dettagli che non si conoscevano e in un modo molto, molto oggettivo. Quindi Corrado ha operato sempre con un certo equilibrio tra le esperienze soggettive a cui ha dato sempre un'importanza
non eccessiva, ma neanche nulla, in quanto la sua ricerca oggettiva che ha tirato fuori dati oggettivi si basa appunto sulle singole testimonianze. E quindi potremmo dire che ha trovato, se mi fate passare questo gioco di parole, una sorta di oggettività tra le esperienze soggettive, o una soggettività delle informazioni più oggettive che sono venute fuori. Quindi un misto molto equilibrato, secondo me. Adesso Corrado ci ha proposto un'esperienza che di oggettivo non ha più molto rispetto a come ha condotto la sua ricerca, ma è un'esperienza puramente soggettiva, personale, una cosa sacrosanta, l'esperienza personale, e come tale va presa. Quindi questa non deve essere la condivisione di questa esperienza, per chi l'ha ascoltata, non deve essere un modello da imitare o un qualcosa in cui crogiolarsi, pensando magari che basta ascoltare l'esperienza di un'altra persona per ottenere la coscienza acquisita da quella persona, come se bastasse appunto ascoltare, perché poi capire, comprendere non è essere coscienti, è una cosa diversa. Oppure pensare che le cose debbano stare per tutti in quell'esatto modo lì. No, questa è un'esperienza personale. Ha la validità dell'esperienza personale, significa molto per Corrado, potrebbe significare qualcosa di diverso per altri. Lo stimolo che si dovrebbe avere, secondo me, dopo aver ascoltato questa esperienza, è un altro, è farla, questa esperienza. Come diceva Corrado, esortava appunto a fare l'esperienza più che tempestarlo di domande. Facendo questa esperienza uno potrà rendersi conto di cosa risuona fra di sé, fra sé e sé, di quell'esperienza e cosa no, e cosa ognuno nella propria realtà vive o percepisce in modo diverso. Questa secondo me è la cosa importante. Si è ascoltato un'esperienza personale? Rifacciamola. Questo mi porta al secondo punto. Al di là di quello che può essere il mio giudizio su questa esperienza e al di là di quello che hanno detto Leonard e Alex, che condivido pienamente, c'è da dire che io stesso ho fatto un'esperienza molto simile 2 mesi fa, che ha dato il via a una serie di altre esperienze che confermano in larga parte tutto ciò che ho potuto poi ascoltare dalle parole di Corrado. In larga parte, non totalmente, perché ci sono cose che fanno parte della mia esperienza, che è diversa dalla sua, e quindi alcune cose non le ho viste, o magari ne ho vissute altre che non mancano nella sua, o diverse, eccetera, perché sono esperienze personali. Posso quindi confermare la validità di questo tipo di esperienza personale e la portata di ciò che salta fuori quando si va a scavare in profondità laddove si pensava che magari non c'era niente di interessante, o forse non si voleva andare a scoperchiare una pentola in cui bolliva qualcosa che poteva essere pericoloso per il nostro ego, mettiamola così. Quindi da questo punto di vista io confermo che fare questo tipo di esperienza può tirare fuori delle cose che portano molto al proprio percorso personale di, chiamiamola, sì, acquisizione di coscienza. Però altre possono essere diverse. L'importante è fare questa esperienza. Ne possiamo discutere, la possiamo giudicare, ma un'esperienza personale in quanto personale non è giusta o sbagliata. Finché non passa per sua stessa natura il vaglio, non passa al vaglio di una ricerca più tecnica e oggettiva, come è stata condotta fino ad oggi, alla validità dell'esperienza personale, molto utile per se stessi, come lo è stato per me. E questo non smetterò mai di testimoniarlo. Non racconto qui questa esperienza, chiaramente per motivi di tempo, però è molto interessante. Il terzo aspetto che vorrei commentare è quello tecnico, quello per cui ho una certa passione. Ovvero ci sono degli elementi nell'esperienza di Corrado, non legati assolutamente alla sua vicenda personale, ma un po' più
estesi, estendibili a tutti,